A questo punto inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Buonasera a tutti, grazie per esservi collegati al webinar sul tema Covid-19. Oggi il dottor Micheletto, dell'Unità Operativa Complessa di Pneumologia, azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, parlerà dei protocolli terapeutici e dei protocolli sperimentali in corso. Vi ricordo che eventuali domande al relatore possono essere inserite nell'apposita sezione. La parola al dottor Micheletto. Grazie e buon pomeriggio a tutti. Saluto tutti i partecipanti, saluto tutti coloro che sono coinvolti in questa emergenza che oramai da più di 40 giorni ci vede tutti coinvolti. Ovviamente da componente del Consiglio Direttivo AIPO saluto in particolare tutti i miei colleghi pneumologi che credo che in questo mese abbiano dato grande prova di efficienza, di competenza, di professionalità. Tanti hanno duplicato, triplicato, raddoppiato i loro reparti e stanno dando una grande risposta a questa emergenza. Io ricordo l'ultimo evento all'incirca il 21 di febbraio, dove parlavamo ancora di BPCO e nel pomeriggio siamo stati sorpresi dalla prima conferenza stampa dall'assessore alla salute della regione Lombardia, in cui si diceva dei primi casi. Per cui questo mi ha ricordato un po' il deserto dei Tartari, dove il tenente Drogo vive in tranquillità per oltre 30 anni e purtroppo siamo stati sorpresi da questo drammatico evento. Mi sentirei di dire che a questo punto, dopo questo mese intensissimo, abbiamo un po' preso le misure anche nella gestione di questa malattia, sia dal punto di vista della gestione che anche dal punto di vista della terapia, anche se, come vi dirò nel corso di questa relazione, presenta alcuni punti sicuramente molto particolari. La prima particolarità è ovviamente dal fatto che è un virus nuovo, conoscevamo i coronavirus, in particolare per la sindrome respiratoria medio orientale e anche per la SARS, ma che di certo non aveva fatto i numeri di pazienti ammalati come è stato nell'ultimo mese. Quindi, tanto per fare una cronologia, perché se ci ripensiamo ci sembra a volte che siano passati anche degli anni, ma in realtà sono passati solo 3 mesi, è stata descritta questa epidemia negli ultimi giorni dell'anno 2019. È stato identificato né il virus nei primi giorni del mese di gennaio, dando il nome definitivo quindi della sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2, e poi è stato definito esattamente l'11 febbraio dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come Covid-19, che sta per coronavirus disease dell'anno di identificazione, che cioè è il 2019. Credo che sia importante ricordare questo, perché la prima peculiarità del trattamento farmacologico è che noi stiamo tentando di trattare un virus che è assolutamente nuovo, che è stato isolato da poco. Questo è il sistema di interazione con i recettori per il sistema di renina-angiotensina, con la quale il virus si lega a questi recettori e poi può dare la patologia a carico delle vie respiratorie. Quindi nelle premesse dobbiamo tener conto che si tratta di un nuovo virus, che quando ci siamo trovati a combattere questa emergenza non avevamo e non abbiamo nemmeno tutt'oggi nessuna terapia specifica contro il virus, e abbiamo quindi dovuto in fretta e furia, tenendo conto delle prime esperienze, in particolare su quello che hanno pubblicato i colleghi cinesi, tentare di utilizzare al meglio farmaci che erano esistenti e che in qualche modo potevano interferire con questa patologia. L'altra peculiarità, l'ultima peculiarità, è quella che i nostri protocolli attuali hanno una metodologia che possiamo definire di emergenza. Se un metodologo guarda le procedure dei protocolli che sono attualmente in corso, sicuramente può storcere il naso, perché non sono condotti con i canoni consueti. Ma da questi mesi di osservazione ci auguriamo di poter comunque trarre dei dati importanti per poter gestire questa epidemia anche nei prossimi mesi. Parto da questa recente affermazione di Meta pubblicata su Lancet per dire che appunto c'è necessità di trattamenti efficaci, valutando che attualmente non abbiamo né vaccino né antivirali specifici per il Covid-19, ma abbiamo però evidenze che è in grado di scatenare una sindrome infiammatoria molto importante, denominata
tempesta citochinica, per cui possiamo, per parlare del trattamento di questa epidemia, valutare che siamo in grado di valutare l'iperinflammazione che determina questo virus e usare quelle terapie che hanno dimostrato di essere sicure e soprattutto di ridurre l'infiammazione, con lo scopo ovviamente di ridurre la crescente mortalità che abbiamo riscontrato in questo virus. Questa è un'immagine di qualche anno fa, del 2012, ma ci dà proprio l'idea di come si realizzi questa tempesta citochinica in cui è mediata da diversi mediatori, alcuni dei quali li conosciamo molto bene, soprattutto nei confronti dei quali abbiamo anche delle armi terapeutiche che possono essere molto efficaci nel tentare di ridurre questa tempesta citochinica. Conosciamo soprattutto il distress respiratorio acuto, nella quale si realizzano negli spazi alveolari un infiltrato mononucleare e neutrofilico, in cui le pareti alveolari sono ispessite, in cui i setti sono edematosi, e quindi nel tentativo di ridurre questa infiammazione dobbiamo trovare armi terapeutiche efficaci per ridurre anche in particolare la risposta fibroproliferativa, che aumenta la deposizione di collagene, che è la causa delle gravi insufficienze respiratorie di questi pazienti, ma che soprattutto anche nella sequela successiva potrebbero anche determinare degli esiti fibrotici molto importanti a limitare la funzionalità respiratoria dei pazienti affetti da infezioni polmonari bilaterali da Covid-19. Purtroppo la risposta infiammatoria è mediata da molte interleuchine, come ci ricorda questa immagine, per cui la disfunzione endoteliale, la risposta infiammatoria, in particolare la circolazione sistemica delle citochine, la sindrome settica, il reclutamento dei fibrociti, la progressiva deposizione di materiale a livello degli alveoli e la immunopatologia classica mediata da T-cell, è, come dice questa immagine, mediata da molte interleuchine. Per cui il limite del trattamento è che posso anche in qualche modo tentare di bloccarne qualcuna di queste. Gli studi in particolare, come vedremo, sono molto sostanziali, soprattutto nei confronti dell'interleuchina 6, ma spesso può succedere anche che la risposta sia comunque limitata perché il network di citochine è piuttosto complesso. Parliamo quindi di una tempesta citochinica. Cosa definiamo per una tempesta infiammatoria? Quando un organo viene colpito da un'infezione virale, le prime a rispondere sono le cellule infettate stesse, in particolare per quanto riguarda il nostro caso le cellule delle vie respiratorie, che sono in particolare negli alveoli dove avvengono gli scambi gassosi, da cui l'insufficienza respiratoria, e le cellule dendritiche che provengono dal sangue, possono trasferirsi nei vari organi del nostro organismo per vigilare sull'arrivo di agenti patogeni. Queste cellule sono quindi fondamentali nello scatenare una risposta immune efficace. Quando avvertono qualcosa di anomalo, reagiscono rilasciando nell'organo stesso e nel sangue delle proteine che chiamiamo appunto citochine infiammatorie, tra queste in particolare l'interleuchina 6. Queste citochiniche creano dei varchi tra le cellule endoteliali, che sono i mattoni che compongono le pareti dei nostri vasosanguigni. E quindi, approfittando di questi varchi, diverse cellule del sistema immunitario, come abbiamo visto dai vetrini precedentemente, in particolare neutrofili, macrofagi e linfociti, cellule attivate, scatenano una risposta immunitaria contro il virus. Le citochine sono quindi un segnale di fumo, in particolare che viene lanciato dall'organo colpito, che comunica a distanza con le cellule del sistema immunitario per fare in modo che si radunino sul campo di battaglia. In alcuni casi, e questo è in particolare la nostra insufficienza respiratoria da Covid, si realizza però una risposta infiammatoria esagerata, creano nelle pareti dei vasi non dei piccoli varchi ma delle proprie voragini, quindi con accumulo anche di liquido caratteristico a livello alveolare, da qui l'insufficienza respiratoria, provocando anche a livello di altri organi la cosiddetta sindrome da disfunzione multiorgano.
Questa tempesta citochinica non si realizza in tutti i pazienti, cioè la mole esagerata di citochine infiammatorie si realizza solo in alcuni pazienti, come tutti noi abbiamo avuto modo di vedere nel corso della nostra, nella nostra pratica clinica di questo mese. Le ipotesi per cui si realizzi sono in alcuni pazienti sono sostanzialmente tre, che oltretutto non sono mutualmente esclusive. La prima ipotesi è che alcuni pazienti rispondono scatenando una tempesta infiammatoria esagerata perché già prima di incontrare il virus, questo per patologie preesistenti, partono da livelli di citochine infiammatorie più alti della norma. Faccio l'esempio del paziente con BPCO che è generalmente un'infiammazione sistemica e all'interleuchina 6 sempre generalmente piuttosto alta. Un'altra possibile spiegazione è che l'invecchiamento stesso delle nostre cellule sbilancia il nostro organismo verso uno stato pro-infiammatorio, basta a quel punto uno stimolo interno per scatenare un'ulteriore tempesta infiammatoria. Questo è uno dei motivi per cui abbiamo un certo riscontro più alto di malattie autoimmuni negli anziani ed è uno dei motivi anche per cui negli anziani le infezioni da coronavirus hanno generalmente esiti più gravi rispetto ai giovani. E la terza ipotesi, che è dimostrata per una serie di virus, ma non è ancora stata dimostrata per il Covid-19, è che a parità di età e in assenza di patologie preesistenti, alcuni individui possono essere geneticamente più predisposti di altri a produrre eccessivi livelli di citochine infiammatorie. Di sicuro, considerando questa cascata infiammatoria, possiamo quindi considerare l'interleuchina 6 come uno dei nostri primi bersagli e per questo è stato usato sin dalle prime settimane in Cina il tocilizumab, che è un anticorpo monoclonale che si lega ai recettori dell'interleuchina 6. È un farmaco che era già conosciuto, in particolare per trattare l'artrite reumatoide, con l'indicazione dell'uso del tocilizumab quando altri farmaci antinfiammatori sono risultati precedentemente inefficaci o tossici. E quindi, considerando la cascata mediatoriale, l'importanza dell'interleuchina 6 in questa infiammazione, è stato da subito testato questo farmaco, il tocilizumab, nel tentativo di bloccare l'attività dell'interleuchina 6 e questo è il sistema per cui il tocilizumab blocca i recettori e blocca in particolare il complesso che si forma per attivare la cascata infiammatoria mediata dall'interleuchina 6. Questo primo rilievo deriva dai primi casi, questa è una delle primissime pubblicazioni su Lancet, come vedete è stata pubblicata online il 24 di gennaio, che ha descritto l'epidemia, ha descritto i primi casi, ci ha dato delle importanti informazioni sulla quale monitoriamo i nostri pazienti, ad esempio che questi pazienti spesso presentano leucopenia, spesso presentano linfopenia, presentano un incremento dei valori del D-dimero e anche qui se vogliamo possiamo avere un risvolto terapeutico perché credo che in questi pazienti ciascun di questi pazienti venga anche trattato con eparina a basso peso molecolare per evitare anche complicanze di tipo vascolare e molti di questi pazienti avevano dei livelli elevati di aspartato aminotransferasi. Sono dei marcatori di infiammazione sistemica che credo che nel monitoraggio di questi pazienti quotidianamente seguiamo anche per verificare l'andamento. Ma l'aspetto più importante di questa pubblicazione è che per la prima volta veniva anche evidenziato come citochine pro-infiammatorie a livello sierico sono livelli molto elevati, da cui in particolare l'interleuchina 6. Questi sono i protocolli che sono attualmente in corso e registrati presso l'EMA. Due sono fatti in Italia e questo conferma anche l'aspetto non solo gestionale ma anche della ricerca italiana in questo particolare momento. Uno è stato promosso dall'Istituto Nazionale dei Tumori di Napoli in collaborazione con l'USL di Reggio Emilia, l'altro invece è proprio gestito dall'azienda dell'unità sanitaria locale, l'IRCS di Reggio Emilia. E questo è lo studio, è il TOCIVID-19, alla quale anch'io sto partecipando con una serie di pazienti che abbiamo già ruolato e che abbiamo già trattato. Francesco Perrone, Principal Investigator, sottolineo
la presenza di due colleghi, due amici pneumologi, Nicola Facciolongo di Reggio Emilia e Roberto Parrella che lavora al Monaldi di Napoli, quindi la pneumologia è assolutamente presente in questo protocollo. Il disegno dello studio è un progetto di studio che è in fase 2, a braccio singolo, ovviamente non possiamo certo confrontarci col placebo in un momento così drammatico per quanto riguarda la storia naturale della malattia. È uno studio di corte osservazionale parallelo che ruola pazienti con polmonite che è da Covid-19. Ovviamente l'endpoint primario è di verificare il tasso di mortalità a un mese. Certamente, se guardiamo dal punto di vista metodologico, può presentare delle incongruità che generalmente non abbiamo negli studi, ma ripeto, siamo in una condizione di emergenza. Si presuppone che la mortalità possa dimezzare con questo trattamento rispetto a un 15%, risultano eleggibili in questo paziente in pazienti che sono affetti da polmonite bilaterale da Covid, e ovviamente il confronto sarà con pazienti che non sono stati trattati con tocilizumab, vuoi per motivi organizzativi, il farmaco non è per tutti, vuoi perché in molti centri non è possibile trattare questi pazienti con il tocilizumab. Vengono quindi inseriti pazienti di qualsiasi genere, senza limite di età, che abbiano ottenuto un consenso informato anche per evidenti ragioni anche di trasmissione del virus o comunque delle condizioni di emergenza, è sufficiente un consenso verbale che venga sostanzialmente trascritto nella cartella clinica di questi pazienti. Deve esserci ovviamente una diagnosi virologica dell'infezione da Covid, il paziente deve essere ricoverato in ospedale con una diagnosi clinica strumentale di polmonite, deve presentare una saturazione inferiore al 93%, possono essere arruolati pazienti che sono stati intubati meno di 24 ore prima della registrazione, oppure anche più di 24 ore, tenendo conto quindi delle differenti caratteristiche di queste due popolazioni. Escludiamo pazienti che abbiano un'ipersensibilità al farmaco, che siano già in trattamento con immunomodulatori o farmaci anti-rigetto, che abbiano un valore di AST alt che sia superiore alle 5 volte il valore di normalità, una neutrofilia molto spiccata, una peritonite inferiore alle 50.000 cellule, o pazienti che abbiano diverticolite o casi di perforazione intestinale. Trattiamo questi pazienti con il tocilizumab endovena, 8 mg per chilo, fino a un massimo di 800 mg per dose. Il paziente che ha avuto una risposta parziale al primo trattamento può essere sottoposto a un ulteriore trattamento somministrato dopo 12 ore se la funzione respiratoria non si è ripristinata, quindi sostanzialmente a discrezione dell'investigatore, senza dei criteri netti e precisi, il paziente può essere sottoposto a un secondo trattamento. L'endpoint primario è sostanzialmente il tasso di mortalità che viene verificato ad un mese dalla registrazione. Per questi pazienti viene fatto una valutazione anche dei livelli di interleuchina 6, per cui probabilmente troveremo anche nel tempo delle risposte diverse anche a seconda dei valori di interleuchina 6 basali. Ci sono già dei dati anche nei pazienti trattati in Cina, in cui ovviamente il paziente che ha valori elevati in partenza di interleuchina 6 è quello che tendenzialmente ha la risposta migliore, sia in termini di biomarcatori di infiammazione che anche per quanto riguarda dei parametri clinici, quindi vengono valutati i sintomi respiratori, il tempo all'intubazione, il tempo all'estubazione, il tempo alla indipendenza della ventilazione meccanica o all'ossigenoterapia, la durata della ospedalizzazione e anche la risposta radiologica in questi pazienti. Questa è la flowchart delle procedure che vengono previste per questi pazienti, quindi il valore dell'interleuchina 6 e della PCR, una valutazione elettrocardiografica per monitorare la sicurezza, segni vitali e diversi score clinici che possono tener conto dell'andamento clinico di questi pazienti.
Esistono altri due protocolli che tengono conto di altri due anticorpi monoclonali, la cui effetto è sostanzialmente similare. Sarilumab è sempre un anticorpo monoclonale antirecettori per l'interleuchina 6, è in corso anche un protocollo con epalumab, è un anti-interferone gamma, quindi anche in questo caso si cerca di interferire con la cascata mediatoriale bloccando l'interferone gamma e quindi tentando di ridurre sempre l'iperinfiammazione e il distress respiratorio in pazienti che hanno un'infezione da Covid-19. E questo è teoricamente il punto d'azione di epalumab, ripeto, per tentare di ridurre questa notevole cascata infiammatoria che si realizza nei pazienti affetti da Covid-19. Per quanto riguarda la gestione terapeutica, sono stati proposti diversi protocolli. Io vi propongo quello della regione dove lavoro, quello della regione Veneto, è frutto di una grande mediazione tra un comitato scientifico in cui è presente il professor Andrea Vianello, pneumologo, in cui è presente la professoressa Taconelli delle malattie infettive di Verona, la cattedra delle malattie infettive di Padova, quindi è stata una mediazione tra diverse figure scientifiche, ma che soprattutto tiene conto delle evidenze scientifiche di quello che si è accumulato. È una linea guida che viene costantemente aggiornato anche alla luce di quello che viene poi quasi giornalmente pubblicato sui dati in letteratura riguardante il trattamento farmacologico. Ovviamente anche in questa linea guida del Veneto viene ricordato che attualmente non vi sono farmaci specificatamente registrati per l'infezione da SARS-CoV-2, anche se dall'inizio dell'epidemia c'è stata un'indicazione off-label o per uso compassionevole di varie molecole antivirali che sono usate sostanzialmente in fase di sperimentazione e per la cura di altre malattie. Quindi stiamo ricavando dalla nostra pratica clinica quotidiana dati un po' che possono confermare o meno l'efficacia di determinate strategie terapeutiche. Il primo farmaco che stiamo usando è la clorochina e l'idrossiclorochina. Questo perché studi clinici hanno dimostrato l'attività in vitro e anche nel modello animale della clorochina fosfato, che è un'attività, oltre alle ben note attività per cui l'abbiamo usata per decenni, ha anche un'attività antivirale ed immunomodulante nei confronti del virus della SARS. Un panel di esperti in Cina, sulla base di questa esperienza, nel mese di febbraio ha quindi suggerito l'impiego del farmaco, della clorochina fosfata, nel trattamento dell'infezione da SARS-CoV-2, che in qualche modo ha dimostrato un miglioramento del tasso di successo clinico e della riduzione della ospedalizzazione. C'è un recente studio francese, che anche questo ha molti limiti, che poi citerò, che ha dimostrato l'associazione dell'idrossiclorochina con l'azitromicina con un migliore esito clinico e anche con una più rapida eliminazione del virus. Il dosaggio attualmente raccomandato della clorochina è di 500 mg due volte al giorno per 10 giorni. In alternativa è possibile utilizzare idrossiclorochina al dosaggio di carico di 400 mg per 2 al giorno il primo giorno e poi 200 mg due volte al giorno. L'attività farmacologica è stata testata anche in vitro, sicuramente l'effetto dell'idrossiclorochina è risultato più potente della clorochina. Dobbiamo stare molto attenti agli effetti collaterali, alle interazioni con altri farmaci, in particolare per i beta bloccanti, e per tutti i nostri pazienti che vengono ricoverati e che sono trattati con questa strategia terapeutica, il consiglio è di monitorare il QTC che potrebbe essere soggetto ad un allungamento in corso di terapia, verificare in particolare dal punto di vista anamnestico i pochi casi ma presenti di deficit di glucosio 6-fosfato deidrogenasi. E questo è il panel degli esperti cinesi in cui ha scritto chiaramente che nei pazienti in cui è stata diagnosticata la polmonite interstiziale bilaterale da coronavirus, questa strategia terapeutica
migliora il tasso di successo terapeutico, riduce la permanenza in ospedale, ha tutta una serie di effetti positivi. Per cui è stato raccomandato il trattamento di 500 mg due volte al giorno per 10 giorni per pazienti che sono diagnosticati come lieve, moderato, grave casi di polmonite che soprattutto non abbiano controindicazioni alla clorochina. In questo lavoro viene evidenziato l'effetto in vitro, che sembrerebbe essere molto evidente, viene tra l'altro citato, ribadito, come l'idrossiclorochina è più efficace della clorochina nell'inibizione in vitro del Covid-19, idrossiclorochina solfato 400 mg per due volte il primo giorno, seguito da 200 mg due volte al giorno, per quattro giorni è il suggerimento che deriva da questa pubblicazione, in cui è ben chiaro l'effetto del trattamento sulla carica virale e soprattutto anche sull'efficacia, considerando i livelli plasmatici di questo schema posologico che viene proposto da questa recentissima pubblicazione. E teoricamente questi possono essere i meccanismi per cui la clorochina o l'idrossiclorochina possono agire a livello del virus per cercare di ridurre il ciclo di replicazione del Covid-19. Come vi ho già accennato in precedenza, c'è questa pubblicazione che ha sicuramente anche molti, molti limiti. Vedete come primo limite quello del numero dei casi trattati. 22 avevano sostanzialmente sintomi di infezione del tratto superiore e solo 8 avevano infezioni delle vie respiratorie inferiori. Quindi qualsiasi lavoro in un tempo normale sarebbe tranquillamente bocciato da qualsiasi pubblicazione. Questo ha ottenuto questa pubblicazione, per cui lo prendiamo un po' con le pinze, ci dà qualche suggerimento. Viene usato l'azitromicina, un antibiotico dalle caratteristiche particolari, che non è certo antivirale, ma spesso noi l'abbiamo usato anche per cercare di ridurre determinate cariche batteriche, penso colonizzati. È un antibiotico in cui in alcuni casi selezionati è stato proposto per i nostri pazienti con BPCO anche un uso prolungato. Per queste sue caratteristiche è stato sommato all'uso dell'idrossiclorochina, trovando questi risultati positivi. Come vedete, nei pochi pazienti trattati la combinazione, la linea verde tra idrossiclorochina e azitromicina è quello che ha consentito, considerando i campioni nasofaringei, di ridurre la carica virale con una maggiore efficacia rispetto alla sola idrossiclorochina oppure rispetto ai casi di controllo. Come vi ho già detto all'inizio di questa relazione, ci sono sicuramente molti limiti metodologici da questi studi, però possiamo trarre qualche spunto nella nostra pratica clinica quotidiana. Tornando al percorso assistenziale proposto dalla Regione Veneto nei soggetti con infezione da Covid-19, viene poi proposta l'associazione lopinavir-ritonavir nel trattamento, quindi con un antivirale sulla base anche in questo caso di un meccanismo antivirale che potrebbe essere efficace anche nel Covid-19 e soprattutto da alcune esperienze che hanno dato qualche risultato clinico. Questo lavoro purtroppo non dà dei risultati molto brillanti, in cui, come vedete nelle conclusioni, pazienti adulti ospedalizzati con un severo infezione da Covid-19 non è stato trovato alcun beneficio. In realtà questo è appunto il grafico in coloro i casi di controllo rispetto a quelli trattati con il doppio antivirale. Sostanzialmente non c'è evidenza di efficacia, però in realtà se noi analizziamo l'intention to treat, in particolare come viene spiegato nei materiali metodi, se si escludono 3 pazienti che sostanzialmente sono deceduti dopo 3 soli giorni di trattamento, in realtà al 28esimo giorno per quanto riguarda la mortalità c'è una lieve differenza, 25 rispetto a 19, c'è un più breve permanenza nelle unità di cura intensiva, c'è una più breve permanenza ospedaliera, quindi viene ridotta la degenza ospedaliera,
e i pazienti al giorno 14 che hanno un miglioramento clinico sono superiori in coloro che sono trattati con il lopinavir, ritonavir. E questi sono appunto i dati relativamente a questi parametri clinici, soprattutto in cui appunto il trattamento farmacologico sembra aver dato qualche risultato. In assenza di questo trattamento, che purtroppo in alcuni momenti ci è venuto anche a mancare, perché ovviamente molto richiesto, viene data consiglio di poter usare il darunavir cobicistat come alternative, che ha delle simili interazioni farmacologiche con peraltro una maggiore tollerabilità a livello intestinale. L'altro farmaco antivirale che viene consigliato è il remdesivir, che è un analogo nucleotidico attivo in vitro e in vivo, che ha dimostrato positività nell'efficacia, soprattutto nei confronti della SARS. Ha dimostrato un'attività sia profilattica che terapeutica nei confronti della MERS, quindi con una epidemia precedente, con un virus ovviamente diverso, ma da alcune caratteristiche cliniche che può essere sovrapponibile rispetto al Covid-19, per cui sono stati avviati anche in questo caso degli studi che stanno traendo dei risultati per quanto riguarda il trattamento. In questa recentissima pubblicazione viene ricordato la composizione del farmaco, che ha un'importante attività antivirale nel trattamento di Ebola e nel confronto di altre epidemie certamente molto più limitate virali. Questo è il meccanismo teorico per cui anche nei confronti del Covid-19 l'aggiunta di remdesivir potrebbe essere efficace nel ridurre la replicazione, quindi con importante ripercussione anche clinico. E l'altro antivirale che viene citato nelle nostre linee guida è il favipiravir, che è un agente antivirale, anche in questo caso mediante inibizione dell'RNA polimerase virale, che è stato autorizzato in Giappone per il trattamento del virus dell'influenza nel 2014, nel 2016 per combattere il virus Ebola, e sia in Giappone che in Cina è stato testato con successo con pazienti affetti da Covid, da Covid-19. Un capitolo a sé, che spesso stimola anche le nostre discussioni, è l'uso del cortisone in questi pazienti. È una discussione che facciamo spesso tra pneumologi, credo che nell'ultimo mese sia capitato a tutti anche discutere con gli infettivologi o con tutti i colleghi che sono coinvolti nella gestione di questa patologia. I dati ovviamente possono essere più o meno contrastanti. Questo è un lavoro che è uscito su JAMA, che ha analizzato diversi fattori che sono associati con la mortalità di coronavirus, sempre ovviamente a Wuhan in Cina, e come vedete i pazienti trattati con metilprednisolone hanno una certa differenza per quanto riguarda la probabilità di sopravvivenza nei confronti di coloro che non sono stati trattati con il cortisone. L'amico professor Marco Confalonieri ha recentemente proposto questo protocollo, è un protocollo di studio che tiene conto di dati sull'uso del cortisone nel distress respiratorio acuto delle malattie gravi, su cui lui in passato ha pubblicato in maniera autorevole. È stato pensato, ideato questo protocollo con il professor Meduri, che addirittura ha messo a punto un protocollo particolare di trattamento con cortisone nei pazienti che sono affetti da distress respiratorio acuto. Ricordo che i dati sono assolutamente sostanziosi per quanto riguarda l'uso del metilprednisolone nelle polmoniti gravi, nel distress respiratorio acuto indotto dalla polmonite, per cui il dato che il cortisone, metilprednisolone in particolare, con lo schema proposto da Meduri, sia efficace, questo è fuori di dubbio. Certamente bisognerebbe dimostrarlo anche in questa sindrome particolare, per cui l'obiettivo primario di questo protocollo proposto appunto dal professor Confalonieri è di valutare l'efficacia del metilprednisolone a bassi dose prolungate nella grave sindrome respiratoria acuta.
Quindi questo protocollo, come le osservazioni precedenti di Miduri, si caratterizza non solo per l'uso del cortisone, ma anche per una particolare somministrazione, che è quella dell'uso in continuo a basse dosi del cortisone, partendo dal presupposto teorico che per saturare i recettori nei confronti della tempesta citochinica non serve un bolo di dose anche più o meno elevata, perché comunque nelle 24 ore si disperde, ma che necessita di una somministrazione continua per saturare i recettori. Quindi l'obiettivo primario è l'efficacia, con un endpoint composito che possono tener conto di pazienti che vengono ricoverati in rianimazione o in terapia intensiva generale con una ventilazione meccanica e così via. Gli obiettivi secondari sono di valutare l'impatto del metilprednisolone in termini di cambiamento dei valori della proteina C reattiva e del rapporto, per noi particolarmente importante, della PaO2 e della FiO2, che è un indice assolutamente importante di funzionalità respiratoria nell'insufficienza respiratoria. Quindi valutare l'impatto sulla mortalità, sul ricorso all'intubazione e sui giorni liberi da ventilazione meccanica. Questi sono i criteri di inclusione, che tengono conto di particolari parametri, indici di gravità della malattia, dal rapporto PaO2-FiO2 inferiore a 250, dalla presenza della polmonite interstiziale, valori importanti anche di flogosi sistemica, quindi della PCR, tenendo conto di questi criteri di esclusione. Ma l'aspetto importante del protocollo è il trattamento, su cui sicuramente, al di là dell'adesione o meno a questo protocollo, sarebbe importante meditare nella gestione dei nostri pazienti. Questi pazienti sono trattati il primo giorno con un bolo da 80 mg in bolo lento, seguito da metilprednisolone 80 mg in infusione continua endovena in 240 cc di soluzione fisiologica salina nelle 24 ore, quindi 10 cc ora, seguendo nei giorni successivi metilprednisolone 80 mg 240 cc in fisiologica salina in infusione continua endovena nelle 24 ore, 10 cc l'ora, per almeno 8 giorni, fino a raggiungere determinati valori sia di PCR che di ossigenazione di questi pazienti, valutato con rapporto di PaO2, FiaO2. Quindi, al di là dell'aspetto tecnico, credo che il concetto teorico importante è da ricordare per chi vuole trattare questi pazienti, tenendo conto del protocollo di Meduri, è non di assicurare un bolo unico nell'arco della giornata, ma di saturare i recettori e quindi di assicurare a questi pazienti un'infusione lenta ma continua del cortisone sistemico, monitorandoli sia per scambi gassosi che anche per marcatori di flogosi. Ha suscitato molto interesse questa pubblicazione, che è recentissima, di pochi giorni fa, ricercatori australiani. Dobbiamo sottolineare come questo dato sia in vitro, nel senso che viene usato per la prima volta ivermectin, che è un antiparassitario approvato dalla FDA, per valutare se in vitro abbia attività nei confronti di Covid. E sottolineo che è in vitro, quindi dovrà essere valutato anche la tollerabilità nel caso di somministrazione a pazienti. Ha un aspetto teorico sicuramente molto interessante, perché il coronavirus, per poter esercitare le sue azioni a livello nucleare, ha bisogno di legarsi alle importina alfa e beta 1, due eterodidimeri, e in realtà questo antiparassitario, l'ivermectin, può interagire a livello appunto di importina alfa e beta 1 per bloccare l'interazione del coronavirus e quindi il passaggio verso il nucleo. I risultati in vitro sono, direi, quasi miracolosi, perché come vedete l'RNA virale relativo si è misurato sulle cellule, e quindi replicazione virale, che sul supernatante. Sostanzialmente a livello del terzo giorno c'è una riduzione nettissima della carica virale, anche considerando, come vedete anche in questo caso,
sempre con il trattamento con Ivermectin, sempre anche a livello genetico delle cellule infettate dai virus. Quindi i dati in vitro sono assolutamente molto promettenti, sono partiti dai trial anche in questo caso con estrema urgenza per verificare la tollerabilità nei pazienti, ma anche ovviamente l'efficacia, che non sia solamente in vitro. Però torno a dire, questo dato è un dato che sino adesso non si è ottenuto con nessun farmaco, per cui confidiamo anche nella dimostrazione in un trial clinico su pazienti affetti da polmonite Covid. Ritorno alle linee guida della Regione Veneto per dire che come vedete da questo grafico sono stati sostanzialmente differenziati i pazienti che presentano sintomi più o meno importanti. Per ciascuno di questi è stato dato anche una valutazione su come fare la diagnosi, come monitorarli e come fare il trattamento, e c'è stato anche un'indicazione in qualche modo per trattare questi pazienti a livello anche di medicina generale. Credo che la gestione sul territorio o sulle residenze sanitarie e assistenziali rimanga tutt'oggi un grande problema. Ho l'impressione che in ospedale in qualche modo abbiamo trovato delle vie di gestione, dei protocolli di gestione che risultino anche sufficientemente efficaci. Con i numeri attuali riusciamo a gestire anche con un tempo discreto questi pazienti. Sul territorio mancano regole chiare e precise per accedere a questi pazienti, per identificare precocemente chi può essere a rischio di un'importante polmonite interstiziale, per cui in questo documento si cerca di trarre dei criteri di inclusione per pazienti che possono essere trattati con una terapia a domicilio, anche se, come abbiamo verificato in questo mese purtroppo di trattamento di questi pazienti, il margine tra il paziente che è in condizioni discrete e il paziente che precipita è sempre molto labile. Credo che non sia quindi facile trovare dei criteri di inclusione per trattare questi pazienti a domicilio. Come vedete, sono stati dati anche dei criteri di esclusione per l'assunzione di clorochina e idrossiclorochina e di dare anche delle avvertenze. Nelle linee guida si tende a dare anche delle indirizzi procedurali per il paziente che ha una sindrome da distress respiratorio acuto, evidenziando un possibile percorso da effettuare in un reparto medico, un possibile percorso in una terapia intensiva, dando anche dei criteri per quanto riguarda l'intubazione tracheale, tenendo conto che la ventilazione protettiva è assolutamente fondamentale in questi pazienti. Nell'aggiornamento sono state anche inserite le semi-intensive respiratorie nelle 16 pneumologie del Veneto, che sono tutte presenti delle semi-intensive respiratorie, per cercare di identificare il trattamento prevalentemente in ossigenoterapia nei reparti medici e invece il possibile trattamento in una terapia semi-intensiva che sia gestita da pneumologi o comunque da persone esperte di ventilazione non invasiva. E anche in questo caso è stato ribadito alcuni aspetti importanti per quanto riguarda la gestione di questi pazienti nella terapia intensiva. Un gruppo di lavoro di medici di medicina generale coordinati dal dottor Girotto per quanto riguarda la provincia di Verona ha tentato comunque anche per i colleghi di medicina generale di dare qualche elemento importante nella gestione di questi pazienti, tenendo conto ad esempio che l'uso di determinati antibiotici e l'uso dello steroide in pazienti che ovviamente non presentano sintomi importanti e non presentano la polmonite da Covid possa essere un trattamento importante per poter gestire e monitorare in qualche modo anche a domicilio questi pazienti. L'ultimo aspetto, che è di pochi giorni fa, è il tentativo da parte del Veneto di mettere in piedi un protocollo per valutare l'efficacia del trattamento con plasma raccolto da pazienti che sono stati precedentemente affetti da Covid-19 e che sono guariti della malattia da una forma generalmente severa e quindi sicuramente con una polmonite interstiziale bilaterale con insufficienza respiratoria secondaria. Il protocollo trae spunto da questa recente pubblicazione su JAMA, anche questa pubblicazione con molti limiti. Solo 5 pazienti critici che sono stati trattati con il plasma di pazienti convalescenti, in cui si è ottenuto un buon risultato in pazienti, ripeto, che presentavano caratteristiche cliniche di estrema gravità.
Da qui la nascita di questo protocollo che è proposto dall'Università di Padova con gli altri centri ospedalieri del Veneto, che saranno da raccolta in particolare del plasma da paziente convalescente. Lo studio vuole verificare se la somministrazione del plasma iperimmune o convalescente a pazienti che sono affetti da infezione da Covid-19 possa ridurne la mortalità. Questo è l'obiettivo primario dello studio. Quindi si dovranno cercare i pazienti donatori, coloro cioè che riusciamo a mandare a casa guariti da questa infezione, che manifestino il loro consenso a donare il plasma, che sarà poi trasfuso a pazienti particolarmente complicati. Quindi donazione con procedura di plasmaferesi produttiva, con una raccolta di 600 cc di plasma, un prelievo venoso che ovviamente valuti una serie di parametri ematochimici per cui si possa fare l'eventuale poi trasfusione con estrema tranquillità. Ultimo accenno sul fatto che nei prossimi mesi dovremo sicuramente misurarci con pazienti con molti esiti, riusciamo a mandare a casa persone che hanno avuto delle crisi gravissime, che sono state intubate anche. Ci troviamo però spesso a distanza anche di settimane di trattamento con delle radiografie, come in questo caso, in cui gli esiti possono essere particolarmente importanti. Credo che sia già giunto il momento anche di pensare a una qualche organizzazione di monitoraggio di questi pazienti. Cito questo lavoro che è attualmente online su CEST, che nulla a che vedere con il Covid-19, ma era una meta-analisi per quanto riguarda il rischio di fibrosi polmonare idiopatica a seguito di infezione virale, in cui è stato specificamente dimostrato che numerosi studi supportano l'ipotesi che un'infezione virale possa giocare un ruolo nella patogenesi della IPF, per cui dovremmo anche in qualche modo gestire i pazienti con anche gli esiti. Con questo vi ringrazio dell'attenzione, mi sono reso conto mettendo insieme queste slide di come ci siano molte cose da verificare e come peraltro abbiamo anche diverse armi a disposizione che non saranno certamente degli antivirali specifici per il Covid-19, ma abbiamo molte cose che noi possiamo usare nel gestire questa patologia. Per ultimo, all'inizio ho ringraziato tutti i miei colleghi pneumologi, per ultimo ringrazio tutti coloro che fanno parte del mio reparto, che sono usciti da un comodo e moderno ospedale in una palazzina per gestire pazienti con Covid-19, abbiamo superato i 42 pazienti, abbiamo gestito pazienti in semi-intensiva respiratoria, abbiamo cercato di dare il meglio di noi stessi, ringrazio tutti, hanno tutti gettato il cuore oltre l'ostacolo, soprattutto nei periodi di massimo flusso nei pronti soccorsi, e l'aspetto più importante è quello che anche nei periodi di maggior crisi nessuno ha perso la fiducia e tutti siamo andati avanti tenendo dritta la barra della nostra barca, per cui ringraziamento mio personale e per tutti loro. Grazie dottor Micheletto per la relazione. Ci sono alcune domande per lei. Allora, la prima è, c'è uno score di gravità Covid basato su parametri oggettivi? Direi che possiamo trarre degli indici compositi. Credo che il primissimo lavoro che ho citato dimostri che a livello sistemico questa è una malattia che ha un importante impegno sistemico, per cui sicuramente credo che il rapporto PaO2, FiO2, come viene citato nel protocollo di Confalonieri, sia importante, quindi gli scambi, e i marcatori di infiammazione sistemica, che possono essere il fibrinogeno, i didimeri, la ferritina, l'emocromo, in particolare per la linfocitopenia che si viene a realizzare. Quindi io associerei i marcatori degli scambi, che ci danno un indice di come gli scambi stiano andando, ma soprattutto con i valori dell'infiammazione sistemica che tendenzialmente nel tempo, a seguito di trattamento, dovrebbero ridursi. Grazie. La condizione di atopia correla in qualche modo con le modalità e o l'output dell'infezione? Direi di no, direi che confronto anche con tanti colleghi, direi che il numero degli asmatici mi sembra molto molto basso.
per cui tutti noi riceviamo quotidianamente molte telefonate dai nostri asmatici che sono preoccupati, giustamente, però ho l'impressione che l'atopia non sia un fattore che rende questi pazienti più a rischio. Se il paziente viene trattato regolarmente con gli steroidi inalatori, credo che non presenti un rischio particolare rispetto alla popolazione. Grazie. Pazienti che praticano un anti-TNF-alfa potrebbero avere una sorta di protezione o sono più esposti a malattia severa? Credo che nell'ambito di questi trattamenti, sostanzialmente anche l'anti-TNF-alfa sia un trattamento che possa ridurre l'infiammazione scatenata dalla Covid-19, per cui presumo che anche il TNF-alfa potrebbe essere un elemento in qualche modo protettivo, tant'è vero che anche il TNF-alfa è stato ipotizzato possa essere un trattamento. Sicuramente l'anti-6 è più efficace, però mi sentirei di dire che un paziente che è trattato con l'anti-TNF deve proseguire questo trattamento perché in qualche modo lo può anche proteggere. Grazie. Un'ultima domanda. Il trattamento con ACE inibitori potrebbe essere efficace nel bloccare o attenuare la carica infettante del virus? Questa è una domanda molto interessante. Ho accennato all'inizio sui meccanismi in cui il virus infetta le cellule, in particolare appunto con l'interazione con i recettori. Anche in questo caso è in corso qualche osservazione sui pazienti che vengono trattati con anche con i sartanici, ad esempio. Al momento non ci sono ancora dati a favore di questo trattamento, però io credo che se noi pensiamo al meccanismo in cui il virus si lega alle cellule, ai recettori presenti nella cellula che tengono conto appunto del complesso meccanismo renina-angiotensina dei recettori, io penso che possa essere un farmaco, non dico da proporre per l'infezione, ma in qualche modo che possa essere protettivo. Però, ripeto, i dati sono in corso di raccolta e questa risposta, non possiamo dare una risposta certa, ma è assolutamente un aspetto molto interessante. Grazie, dottor Micheletto, per la sua disponibilità. Ringrazio tutti voi per l'attenzione.